Benvenuti alla nostra informazione, quella che segue è una selezione dei servizi più importanti del TG Bassano dell'ultima settimana. Niente centralina in via Pusterla e spiaggetta pronta a tornare libera, ma la vicenda che sta tenendo banco in questi giorni in città è chiara per come è stata presentata dall'amministrazione, eppure restano delle zone d'ombra che non fanno dormire sonni tranquilli a chi quella centralina non la vuole, ma non ne vuole nemmeno altre un domani lì nella stessa zona. E soprattutto sono in molti che, durante il sonno agitato, hanno smesso di contare le pecore per fare i conti, nel vero senso della parola, all'esborso che Comune e Regione dovranno tirar fuori per la transazione delle cause e la chiusura della faccenda. Si parla di oltre 230.000 euro. Una storia che dura da anni, quella della centralina, anzi decenni, e che ha visto noi di Rete Veneta fin da subito al fianco dei cittadini. Ebbene, l'impegno e la perseveranza ci hanno fatto arrivare a toccare con mano il risultato per cui ci siamo battuti insieme, ma per ora non si canta ancora vittoria, al massimo la si canticchia. I dubbi li solleva l'opposizione, che chiede risposte. Io non canterei vittoria, non venderei la pelle dell'orso finché non è stato ucciso. Non capisco tutta questa voglia di annunciare quando poi le cose poi alla fine non si realizzano quasi mai come vengono descritte dalla nostra sindaca. Questa questione della centralina mi pone alcune domande, dovrebbe porle a tutti quanti i cittadini bassanesi, intanto perché questa amministrazione su qualsiasi cosa, su qualsiasi problema, l'unica soluzione che trova invece di risolvere i problemi è quella di andare a transazione, cioè a mettersi d'accordo a pagare. Se un cittadino privato, un'impresa, un'azienda può fare con i propri soldi quello che ritiene, transare per evitare qualsiasi tipo di causa o ripercussione, un'amministrazione pubblica deve pensarci due volte, deve stare molto attenta su questo. Io non capisco perché dobbiamo mettere 30.000 euro quando gli errori non ricadono sul comune di Bassano del Grappa. E soprattutto ci sono degli elementi che ci fanno pensare che con questa transazione non si vada definitivamente a chiudere una questione che noi sinceramente ritenevamo di responsabilità soprattutto della Regione e che doveva essere dalla stessa risolta, affrontata e superata al più presto. Un'eccellenza del territorio diventata eccellenza nazionale. Una crescita che fa rumore, quello dei motori Aprilia, un'escalation che ha regalato emozioni a ogni curva, brividi lungo la schiena e una lunga serie di vittorie in Superbike. M2 Racing e Revo Racing si tirano a lucido nel Galà di Cittadella, un'occasione per fare il bilancio di una stagione che tra l'altro ha visto arricchire la bacheca con una Coppa Italia Dunlop Cup. Il nostro team vanta di quattro diverse vittorie in quattro diverse categorie. Emozioni che restano indimenticabili, come il loro ricordo. Tutte le gare della Dunlop Cup dove abbiamo vinto con Alex Bernardi 5 gare consecutive, le wild card fatte con Alessandro Del Bianco alla National Trophy e alla Coppa Italia, sempre la Dunlop Cup, vinte di gran lunga sugli avversari con queste moto fornite da Aprilia e assistite dal nostro team. Protagonista indiscusso di una stagione che brilla, illuminata dai tanti successi e dalla fame di vittorie per il futuro, è il pilota Alessandro Del Bianco. È stata una grande stagione, la mia prima stagione in sella all'Aprilia, devo dirti che è stata una grande emozione. Abbiamo sfiorato il titolo per poco, però devo essere solo che contento perché è stata, credo, la mia miglior stagione fino ad ora. Quello che qua mi è piaciuto tantissimo è stata la mia squadra. Quindi moto, incredibile, però la squadra che ho avuto intorno quest'anno, il team Revo, il team Nuova M2, è tutta gente che non potrei farne a meno. Quando si parla di futuro non si può prescindere dal passato. Guardandosi alle spalle, la carriera di Enzo Chiappello è più di una garanzia per la crescita del team. Il futuro nostro dico del nostro team o del team anche giovane che sta nascendo vicino a noi, sarà proprio quello di lavorare sui giovani, sui giovanissimi, ancora più giovani. La gente può pensare che il mondiale MotoGP sia molto più importante del campionato italiano, ma per quanto mi riguarda li posso mettere sul stesso livello. Brindisi anche per la categoria 12 pollici. Al 12 pollici Italian Cup siamo arrivati
in due categorie secondi, quindi siamo vice campioni italiani, sia nella mini GP 14 cavalli over, cioè la categoria dei pesanti, sia nella categoria mini GP 14 cavalli under, cioè nella categoria dei leggeri. Il comune di Marostica mantiene la promessa, il verde di Campo Marzio non si tocca. Dopo il maxi confronto tra l'amministrazione comunale, comitato di quartiere, mondo scolastico e le associazioni di categoria, pronta una nuova proposta di progetto, anzi due. Un piano B che raccoglierà le richieste del grande micromondo che vive il quartiere Campo Marzio, dalla scuola ai residenti fino alle attività commerciali. Sono state ascoltate soluzioni, possibili proposte e abbiamo cercato di mettere giù tutto quanto nell'interesse di tutte le parti che hanno presentato le varie richieste. Con la scuola abbiamo fatto una prima proiezione di tutti gli utenti che graviteranno con il piedibus. Adesso l'ufficio tecnico sta preparando gli ultimi dettagli per quanto riguarda la progettazione. L'erba di Campo Marzio non verrà intaccata, l'area verde è salva. Un progetto rivoluzionato che prevede una doppia soluzione in caso di necessità. Domani ci sarà la commissione consiliare con l'invito naturalmente aperto a sia il comitato di quartiere che la società di categoria, oltre che ai gruppi di minoranza e maggioranza, dove verranno presentate le soluzioni e le proposte. A San Lazzaro c'è un'area importante agricola per il territorio che va sicuramente tutelata. San Lazzaro è un'area agricola da preservare, a dirlo anche il presidente Coldiretti di Vicenza, Martino Cerantola. Va tenuto in considerazione che il territorio e la cementificazione è un elemento importante per la realizzazione del tutela dell'ambiente. Una battaglia quella dei residenti, cittadini e associazioni per salvare l'ultimo polmone verde della città. Dopo il ritiro del primo progetto di MEB e AGB, che avrebbe visto coprire le verdi campagne bassanesi con centinaia di metri quadrati d'asfalto, ora dai privati si attende il piano B. E teniamo presente che come mondo agricolo noi abbiamo bisogno di territorio agricolo per permettere di fare cibo, ma soprattutto di creare un ambiente vivibile, e Bassano ha bisogno di questo. Queste cose sono iniziate fin da subito, ma è un po' una costante, un po' di tutti i cimiteri, c'è qualche persona malata che ruba i fiori, che sposta un vaso. L'ultimo furto tra il 5 e il 6 dicembre, una data simbolo per la famiglia Merlo. Michele è morto a Bologna proprio il giorno 6 giugno dello scorso anno a causa di una leucemia fulminante. Un anno e mezzo di dolore infinito per papà Domenico e mamma Katia, che continuano a lottare perché si conosca tutta la verità e che dopo mesi di furti e vandalismi nel cimitero di Rosà hanno deciso di non tacere più, denunciando tutto dapprima sui social. La tomba di Michele fin da subito, per fortuna anzi, è sempre stata piena di regali e di cose da tutta Italia, e così continua in questo anno e mezzo. E fin da subito hanno iniziato a rubare dei fiori, a rubare dei piccoli oggetti, a volte a far danni, a spaccare delle cose. Ricordo che c'era una chitarra, l'hanno spaccata, proprio altri anche vandalici, gratuiti, che non si capisce a che fine, a che pro. È quotidiano il saluto al figlio per due genitori che continuano a piangerlo. Impossibile non notare le mancanze. Gli ultimi furti, un anello M, una tazza con un bassotto. Io fin da subito, verbalmente, ho avvisato la mia amicizia all'amministrazione, alle persone del sindaco di allora, piuttosto che, cioè, ho fatto delle dimostranze, e capisco bene che non si può mettere un uomo a vigilare il cimitero 8 ore al giorno, però penso anche che, e questo è il mio pensiero fin da sempre, che come si installano telecamere ovunque per far cassa, non parlo solo di Rosà ma ovunque, si possono mettere dei deterrenti per queste persone malate anche nei cimiteri. Chiedono rispetto papà Domenico e mamma Katia, chiedono che l'amministrazione comunale intervenga. Se il giovane continua a essere travolto da un mare di affetto da tutta Italia e non solo, questo rispetto lo aspettano anche da chi può salutarlo nel cimitero di Rosà. Non auguro a nessuno che succeda quello che sta succedendo a noi. Io oggi sporgerò denuncia all'autorità e mi riserverò anche di eventuali altre azioni.
20.000 presenze è un futuro tutto da scrivere e da scoprire. È andata in archivio con un eclatante risultato la mostra temporanea allestita nel Museo della Grande Guerra di Roana in occasione della Dunata Triveneta degli Alpini. Un'esposizione dedicata proprio al rapporto fra le Penne Nere e l'Altopiano che ha portato decine di migliaia di visitatori nella struttura di Canove. Abbiamo avuto circa 20.000 spettatori quest'anno che sono stati anche molto contenti degli oggetti esposti, abbiamo avuto anche delle critiche positive su questa mostra e ci proponiamo adesso di rifare altre mostre perché questa sala nuova è dedicata anche a temi diversi da quello che è il museo. Fra i pezzi esposti, molti quelli che fanno venire il cosiddetto groppo in gola, dal cappello dell'alpino ritrovato sull'Ortigara fino ai cimeli regalati dalle famiglie di chi ha vissuto in prima persona il carnaio della prima guerra. Ci sono vari spettatori e visitatori che vengono per vedere anche i quadri dei propri nonni esposti che sono donazioni ancora di 40-50 anni fa, però apprezzano molto anche gli oggetti nuovi messi in esposizione, anche perché noi stiamo evolvendo il museo sempre in una maniera rapida, nel senso cambiamo anche esposizioni con oggetti nuovi e riproponendo anche magari oggetti che erano stati esposti anche 20 anni fa. Il Museo della Grande Guerra è in continua evoluzione e sono molte le idee che i volontari mettono sul piatto ogni anno per renderlo sempre più interessante. Ecco ad esempio una novità che riguarda un settore relativamente conosciuto della vita militare durante il primo conflitto. Stiamo preparando una sala nel primo piano dove abbiamo un manichino della Croce Rossina austriaca e stiamo implementando con nuovi pezzi cercando di dare visibilità anche a cos'era il reparto sanità dell'esercito. Col POS sono aumentati o diminuiti gli acquisti, cioè la gente anche per le piccole cifre insomma preferisce pagare col POS? Per fortuna, ancora in contanti, sì soprattutto io che ho tanti anziani, preferiscono ancora il contante e per fortuna aggiungerei. A te più di tanto non interessa, perché quelle poche persone che interessavano di pagare chiedono posso pagare col POS o non posso, non è che ce ne sarà una su 10 anche meno che proprio è puntata alla... Io è indifferente, perché oggi come oggi la storia che favorisce l'evasione non è niente vero, perché c'è sempre il scontrino che fa testo, che fa tutto quanto, perché io non posso mandare via un cliente senza il scontrino, perché come che arriva di là della strada, che abbia il posto o no, la finanza mi fa la multa. Accettate anche i piccoli pagamenti? Sì, senza problemi. Oddio, se dopo uno mi chiede un euro di patatine, a te regalo. Fatica a spendere magari no, col POS. Stessa cosa, come prima non è cambiato nulla. E a livello di voi, di commercianti, di commissioni, eccetera, preferite questa soglia dei 60 euro? Manca logicamente, quindi sarebbe giusto che le togliessero anche a noi. Come il cliente non la paga, anche noi non dovremmo pagarla. 2 anni senza Pablito, anche se lui è sempre con noi e da qualche giorno lo è ancora di più. Paolo Rossi è l'eroe di Spagna 82, è il campione di tutti ed è anche il nuovo nome dello stadio di San Giuseppe di Cassola. L'ex Maracanà, dove gioca l'Euro Cassola, ha dato il benvenuto a Pablito con un post in cui apre le porte di casa a chi da tempo oramai era già entrato nel cuore di tutti gli sportivi. La nostra casa diventa la casa di Pablito. Inizia così la nuova era del calcio cassolese che si tinge idealmente d'azzurro e di biancorosso, i colori della nazionale e del suo Vicenza. Tutti i grandi campioni sono in un certo modo immortali, ma Paolo Rossi è qualcosa di diverso e lo si intuisce dall'affetto che arriva oggi, anniversario della sua scomparsa, da tutti i comuni del Vicentino, dai suoi amici, dagli ex compagni e da chi avrebbe voluto giocare con lui. Braccia al cielo, sorriso da bravo ragazzo, da cuore puro. Allo stadio Paolo Rossi di Cassola, gli attaccanti dell'Euro sono pronti a esultare così. Lungo
lungo ponte dell'Immacolata Concezione e mai come quest'anno anche per la città di Bassano la parola d'ordine è rinascita. Nonostante il maltempo, in città tanti turisti e visitatori, locali presi d'assalto nella giornata dell'8 dicembre e molto bene anche per gli alberghi. Il ponte dell'Immacolata ha portato finalmente di nuovo un po' di movimento, ce lo aspetteremo anche per le festività natalizie sicuramente, sicuramente sì. Quindi insomma prenotazioni ce ne sono state? Sì, 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 ci sono state prenotazioni e ci saranno prenotazioni per le festività. A Bassano un ottimo traino turistico oggi è la mostra di Antonio Canova, che ha ampiamente superato nelle scorse ore quota 18.000 visitatori in neanche due mesi dall'apertura. Visitatori arrivati da tutta Italia e dall'estero. Mi è piaciuta molto, è interessante soprattutto perché fa vedere i vari personaggi che ha ritratto Canova, con anche non so, gli studi, chi fossero, quindi tutto il contesto diciamo, cioè non solo l'opera. Ecco. Dove arrivate? Pavia. Da lontano, sì. Arrivate da? Legnano, provincia di Milano, nord Milano. Siete venuti apposta qui per la mostra? Apposta per la mostra, sì. Siamo partiti presto stamattina. Bellissima. Sì, sì, sì. È un grande artista. Cosa le è piaciuto soprattutto? Come ha espresso i visi di tutti i personaggi che ha raffigurato nel marmo. Meravigliosa, da sindrome di Stendhal. Arrivate da? Livorno. Ne avete approfittato per questo lungo ponte? Sì, sì. È la seconda volta che torno in pochi giorni, perché sono stato qui col professor Guderzo e quindi ho accompagnato un'amica brasiliana. Lei arriva da dove? Brasil. Ed è venuta qua apposta a vedere la mostra. Ah sì, perfetto, isso sì, gostei molto, fiquei encantada, adorei. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo.